Yeah, check it. You're the best part of my day. Heart is open, it's open. Something's pulling you to me, like an ocean, we're flowing. Used to be shy, yeah. Used to be down, but on all day. Used to be blue, used to be blue. Used to be shy, yeah. Used to be down, but on all day. Used to be blue. Then I met you. Who would think that love took the time to see? We'll be better together, you and me. Who would think that love let us find a way? Never found nothing better, no baby. Who would think that love took the time to see? We'll be better together, you and me. Who would think that love let us find a way? Never found nothing better, no baby. You're the reason I'm okay. Heart ain't broken, it ain't broken. You put the pieces back again, and now we're coasting in full motion. Used to be shy, yeah. Used to be down, but down all day. Used to be blue, used to be blue. Used to be shy, yeah. Used to be down, but down all day. Used to be blue. Then I met you. Who would think that love took the time to see? We'll be better together, you and me. Who would think that love let us find a way? Never found nothing better, no baby. Who would think that love took the time to see? We'll be better together, you and me. You and me, baby. Who would think that love let us find a way? Never found nothing better, no baby. Oh yeah. Zumba, zumba, zumba. Zumba, zumba, zumba. Zumba, zumba, zumba. Oh, oh. Zumba, zumba, zumba. Zumba, zumba, zumba. Zumba, zumba, zumba. Oh, oh. Took the time to see we'd be better together, you and me. Who would think that love let us find a way? Never felt nothing better, no baby. Who would think that love took the time to see we'd be better together, you and me? Who would think that love let us find a way? Never found nothing better, no baby. Yeah. Zumba, zumba, zumba. 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 Sono più contenti di tutto. Continuate anche i bambini. A voi sono la Leggende Scolastica e ovviamente noi siamo onorati qui a Liceo di aver potuto anche quest'anno ospitare una tappa di questa sapienza. Questa è la 10ª tappa e ormai siamo abituati di questa manifestazione. In questo caso simboleggia dei colori. Se tu guardi all'interno vedrai un susseguirsi di colori. Per noi questi sono sicuramente i colori della pace. Probabilmente abbiamo bisogno, noi gli adulti di scuola, sicuramente di fantasia, ma sicuramente anche di colori, perché secondo me la società si può anche salvare con l'arte. Questo simboleggia appunto questo momento di arte, e che in fin dei conti, nei momenti a volte di bisogno, basta mettere un po' l'occhio su questo punto e osservare i meravigliosi colori che ti auguro a te e alla scuola di poter vivere continuamente. Questa invece è una scatola e ragazzi, sul coperchio sono stati apposti dei libri. Qui su voi lo leggete, ma c'è scritto geografia, fisica, italiano, matematica. E quindi questa è la scatola della cultura. Perché la scatola della cultura oggi? Cosa c'entra la cultura in tutto questo? Beh, noi crediamo, ma sicuramente sarete tutti d'accordo con noi, che la scuola, quindi la cultura, il sapere, sono proprio quegli strumenti che possono dare a tutti voi la possibilità di salvare, di volare. Il nostro manifesto rappresenta un po' i nostri luoghi della Campania, in realtà sono i luoghi del mondo, i luoghi col mare, quindi il mare che è accoglienza, che è pace, che è fratellanza, e all'interno vi sono delle frasi, alcune viva da Teresa da frutta. Chiedo il diritto di essere un bambino, chiedo un luogo sicuro dove si possa giocare, chiedo una scuola dove io possa imparare, chiedo una mano che mi indichi il cammino. È tutto sintetizzato nel nostro manifesto. Grazie. A te, chiuso tra le mura della tua casa accogliente, sappi che beni terreni non varranno mai niente. Sei cieco davanti a ciò che accade al di fuori della tua vita, ma al di là di queste mura la guerra non è mai finita. Bambini senza diritti, senza fortuna, abbandonati a mondo per loro ormai sicuro. Bambini costretti a soffrire la fame, senza nessuno che loro grido di ascoltare. Bambini che hanno diritto a vivere, a giocare, a crescere, a sognare. Bambini che non sono mai nati, mai vissuti o troppo presto cresciuti. Tutti noi non dobbiamo restare a guardare, insieme il mondo possiamo migliorare. Io sono l'accoglienza, coperta d'alta e ascolto per te, che arrivi da lontano. Ecco, ti tengo la mano, senti il freddo del tuo cuore, mi ferisci il cuore. Vorrei credo, dimmi, cosa posso fare per arrivare a questo male, questo buio che ti devo trasformare? Andiamo insieme a cercare un posto nuovo da male, una patria, un luogo che sia casa. Siamo tutti belli, come il vento, allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta e sai che rottura di colpo. Arrivo primo come sempre e allora sono attaccante. Scatto, dribblo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento: Mario, vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà. Mamma, proprio adesso sto tirando un rigore, ma non c'è verso, ce ne andiamo, vedi, non puoi iniziare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Non solo per fame, ma anche per cecità. aspettare fino alla fine, basterebbe poco. Lui dice che vuole questo, vuole che tutti i bambini del mondo vivano. Non parlo solo per altruismo, parlo per egoismo, perché vedete ragazzi, quando tutto il mondo brucerà, quando i bambini continueranno a morire, anche i nostri figli non potranno più vivere, perché i problemi saranno sempre più di tutti. E allora perché non costruire insieme questa pace attraverso queste barchette che circolano nei nostri mari così pieni di mare che dovrebbero essere pieni di gioia? Ma la pace si costruisce non solo morti, si costruisce con la giustizia sociale. Voi siete al liceo, lo sapete, ma ci sono i ragazzi delle scuole, devono sapere che se io mangio tanto e l'altro non mangia niente, non c'è giustizia. Se io vivo bene e 10 bambini vivono male, non c'è giustizia. E se io non ho giustizia nel mio paese, l'Italia, come negli altri paesi, non c'è pace. La pace è questa, la pace è che tutti possono avere una vita giusta. Il 20 celebreremo questa benedetta convenzione internazionale che l'UNICEF Italia insieme all'UNICEF Mondiale ha fortemente voluto. Ma questa convenzione è ancora molto disattesa, perché i diritti che sono scritti lì non sono ancora scritti nella mente e nel cuore delle persone. Ecco perché la staffetta, ecco perché richiamare tutti al dovere di fare qualcosa di più, perché il poco di ognuno diventa il molto di tanti. Il 20 celebreremo la giornata e io mi sono fermato perché solo per 40 anni vi ho dato quello che potevo, ma so che oggi voi dovete camminare con le vostre gambe e non far perdere ai bambini che soffrono il diritto alla gioia, che è fondamentale. Per cui vi auguro veramente di continuare come in quest'anno di staffetta in cui... Get you one way or another, I'm gonna win ya, I'm gonna get you